Prima di fare lo stacco, però, ragazzi, un ringraziamento enorme al mio team Replay Totem per avermi fornito questo dispositivo assurdo che probabilmente ci accompagnerà per tanto tanto tempo. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars, ragazzi, ed eccoci finalmente qua con lui, con il vero spacchettamento, il vero unboxing, non quello troll che c'è stato in live, dell'iPad Pro 12.9 2021. Questo che vedete è il modello da 128 giga, solo wifi, perché lo utilizzerò sempre qua in studio. Ha tantissime particolarità questo dispositivo, a partire dal nuovissimo processore M1 prodotto direttamente da Apple. Ma non voglio soffermarmi sulle robette tecniche, ma piuttosto sulle meraviglie. Ma voglio sentire proprio l'ASMR in questo video, quindi... L'ho aperto malissimo. Beh, dai, come scatola più o meno è uguale a quella del vecchio iPadino. Sono grandi, sì, sono grandi più o meno uguali. Vabbè, la scatola è bellissima, ragazzi. Tra l'altro la versione 12.9 c'ha questo sfondo in blu sulla scatola, invece quello 11 pollici c'ha lo sfondo rosso. Andiamolo ad aprire, ragazzi. Vamonos. Signori, andiamo ad aprire la scatola. Eccolo qui. Questa volta c'è veramente, ragazzi, un tagliere per i salami. Andiamo a prendere l'apposita linguetta. Ecco qua. Mamma mia, quanto pesa. Fermo. Oh, 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 oh. Ma che bellino. Che spettacolo. Design by Apple in California. Il cavetto di ricarica tipo C. Trasformatore per andare ai 100 all'ora. Prendiamo la cosa più importante, che non sono le istruzioni, ma bensì... Dove diavolo sono i miei adesivi? Ah, eccoli. Gli adesivi li mettiamo da parte. Ci serviranno poi tra un momento. Avete capito bene, ci serviranno. Andiamo a prendere lui, ragazzi, e andiamo a pellicolarlo. Oh mio Dio, ragazzi. Oh, eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua, il super iPadone. Vabbè, che dire. Proviamo ad accenderlo, vediamo se si accende. Vediamo un po'. Pazzesco. È un momento abbastanza catartico per me questo. Hello. Swipe up come su Instagram. Mettiamo il cinese. Tutta la parte di settaggio ve la risparmio. E anzi, a proposito di settaggio, vi vado a mostrare tutta una serie di accessori che ho preso per questo iPad. Registro adesso la clip, ma non ve li mostro in questo video, perché giustamente adesso ci taglio la parte e ci mettiamo a giocare a Brawl. Anche perché ci starebbe una robetta da fare su Brawl oggi. Ma se volete vi porto un video di tutta la roba che ci ho preso, tutti i gadget per il mio iPad. Ora come ora mi limito a mostrarvene solamente uno, che è anche il più semplice, ovvero la sua coverina, che ho proprio qua dentro. Però è una coverina molto speciale, infatti adesso ho bisogno di fare un piccolo taglio e vi faccio subito vedere. Allora, ragazzi, ci doveva essere una piccola sorpresa, ma ho fatto un piccolo grande fail. Cioè la cover dell'iPadino è molto ina, un po' troppo. Infatti è per l'11 pollici questa, non è per il 12.9. Quindi ne ho ordinata subito un'altra. Per ora teniamo l'iPad senza cover. Aiuto. Ragazzi, l'iPadone è configurato ovviamente rigorosamente tema notturno e si presenta proprio così. Ovviamente questo è un iPad che utilizzo per lavoro, ragazzi. Lo utilizzo qua in studio per streamare e portarvi contenuti, quindi tutte queste belle app adesso spariranno. Ci metterò sopra le mie app e soprattutto andrò a installare tutta una serie di gadget, adattatori, cose che mi permetteranno di potervelo mostrare come l'altro iPadino a schermo facilmente. Più ci saranno altri gadgettini, insomma un po' di roba che adesso non vi sto qua a mostrare. Se volete vi faccio poi un altro video. Comunque setto tutto, e con setto tutto intendo che prendo letteralmente la scrivania, la sposto, la metto tipo qui, vado dietro e stacco, attacco un po' di cavi, faccio un po' di robe, faccio i miei magheggi, insomma. E ci vediamo tra poco per giocare effettivamente a Brawl Stars. Prima partita col nuovo iPadino. Anche se potremmo tranquillamente rinominarlo iPadone, ragazzi. È una padellozza grossa così, mannaggia. Ma prima di fare questo stacco, ragazzi, devo fare un ringraziamento grandissimo al mio team, a Replay Totem. Non a caso oggi ho la maglietta ufficiale, per avermi mandato questo fantastico iPadone, ragazzi. Avrei voluto fare una cosa molto figa con la cover, però
però appunto l'ho failata e quindi dovrete pazientare qualche giorno, ma tranquilli, vedrete cosa sto tramando. Ora come ora me lo godo un po' così, pulito, clean, col suo effetto, come si chiama? Satinato questo effetto qua, comunque qualcosa di fighissimo al tatto. E tra l'altro prima dicevo tanto delle impronte, ma è come l'iPhone 11 Pro, io almeno ho quello, cioè che questo materiale, oltre ad essere molto piacevole, è poco scivoloso e non lascia le impronte. Signori, forse ci risiamo. Vi pare che io sia in grado di fare un video normale facendo la gente, le solite cose? No, non sono in grado, non sono in grado. Quindi che cosa facciamo? Ascoltate a me, vabbè, dico io che facciamo. In qualche modo, prima di questa clip avrete visto un unboxing, è cambiata l'inquadratura, è cambiato anche un po' tutto qui, ho dovuto fare cambi di cavi, di adattatori, di robe, eh? Ragazzi, forse ci siamo. Eccolo qua, il nuovo iPadone al massimo. Mamma mia, è uno spettacolo. Non l'ho ancora utilizzato neanche per un gameplay su Brawl Stars, quindi ovviamente recuperiamo subito in questo video. Ma attenzione, perché il mio primo gameplay in assoluto è stato su Clash of Clans ieri. Andate a recuperare il video sul canale, che è ovviamente trovate in descrizione, e trovate anche il video che è uscito oggi. Ogni giorno, quando finite di vedere il video del primo canale, se andate nel link in descrizione sul secondo, trovate un altro video anche lì. Mi raccomando, non dimenticatelo mai. Io direi che è semplicemente una cosa meravigliosa. Adoro semplicemente. Cioè, ragazzi, a voi probabilmente già sarà migliorata un po' la visuale. Non è ancora al top, perché effettivamente sarà al top quando riuscirò a streamarvelo in 4K. Se ne riparla tra 10 anni. Però per quanto riguarda la mia esperienza come giocatore, è qualcosa di assurdo, perché qua abbiamo 120 Hz, nuovo processore M1, quindi molta più potenza. Abbiamo l'attacco Thunderbolt, che è una roba fighissima per giocare con l'Ethernet, un sacco di robe fighe, che c'è, cioè, direttamente proprio il cavo di rete, che vedremo poi nei prossimi giorni. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, con la mia Colette del Brawl tricolore. L'avete visto il Brawl tricolore? È stata una figata pazzesca. Siamo arrivati secondi. Il team di Soy, Player D e Pain Death era troppo forte e ho fatto un sacco di cavolate, però ci siamo divertiti, spero tutti quanti. Ma tra le varie novità, update, un update, in questi giorni mi si è accumulato nello shop qualsiasi cosa. Quindi, allora, innanzitutto una skin gratis, raga, da pigliare istante, quindi prima cosa di oggi, già che siamo nel negozio, aspettate, primissima cosa di oggi è un'altra, già che siamo nel negozio inseriamo il codice ferro, vorrei ben dire, mi voglio scusare, anzi lo inserisco direttamente con la nostra tastierina, tac, codice ferro, e voilà, guarda che perfezione, codice ferro, ragazzi, in fondo allo shop per supportarmi. Poi, fatto ciò, torniamo qui all'inizio e andiamo a prenderci un po' di ricompense. Abbiamo l'oro, ok, l'oro quelli là, abbiamo i raddoppi gettoni, qua ce li andiamo a cuccare instant, e abbiamo Daryl dell'anniversario dell'uscita di Brawl Stars in Cina, con una nuova emota sorpresa che penso avete già preso tutti, è qualcosa di fighissimo. Io ho aspettato per, insomma, inaugurare anche il nuovo iPadino con qualcosa di nuovo, e quindi andiamo prima con la skin, eccola qua, ma guarda che spettacolo, è bellissima, ragazzi, e andiamo a prendere anche le emote super tattica. Ok, abbiamo anche una cassa gratis dove possiamo trovare qualcosa. No, ok, non troviamo niente. Primo box opening con un nuovo iPad. No, ok, non vale come box opening, però insomma ci siamo capiti. Andiamo molto rapidamente su Beryl. No, raga, voi non potete capire, allora forse a schermo già rende, ragazzi, però io vi assicuro che sto vedendo una fluidità nelle animazioni dei brawler senza senso, cioè è un cambio devastante per me sta roba. I ragazzi del mio team me ne avevano parlato, mi avevano detto: Ferre, quando provi 120 Hz vedrai che è una figata. Ora che li provo non voglio più tornare indietro, ma che figata pazzesca. E se vado su emote, c'è la nuova emote gratuita, sì, gratuita, mi faceva strano di gratuita, ma effettivamente lo è. Andiamo a mettere queste mod qua, cioè l'emote standard è più bella di quella della prima che si sblocca, ma vabbè, va bene. Boh, si può provare da qualche parte questo coso. C'è pezzo grosso, proviamolo in pezzo grosso, dai. Così almeno me ne approfitto e faccio un po' di missioni. Aspetta, missioni. Raga, io ho un giorno di 19 ore e poi finisce il pass. Non ci credo. Ma quanta roba c'ho da fare? C'ho un botto di roba. Niente, raga, andiamo spediti, perché qua oggi è un delirio. Sono stato un paio di giorni fermo. È successo il finimondo, adesso ci sarà il pass, i push, oh mio Dio. Tra l'altro, chissà chi si metterà a pushare il buon Bats il day one quando uscirà. Oh mio Dio, 120 Hz. Oh
Oh mio Dio, 120 Hz. No, non ve ne accorgete voi, raga. Non potete vederlo perché non si possono, cioè, è qualcosa di assurdo. è come se fosse tutto molto più fluido. Gli Hz sono proprio la frequenza dell'immagine, quindi ho proprio un'immagine più ricca e si vedono proprio i movimenti molto meglio, cioè i movimenti sono più completi. È come se i brawler fossero più veloci, è vero. Raga, è esattamente come avevano detto i miei compagni. Sono allibito da sta cosa. Comunque io volevo fare un test già da due partite, adesso magari sto giro ce la faccio. Voglio fare una ulti con Beryl per vedere com'è quando rotola. Vediamo un po'. Ma oddio, sembra di lanciare un dado, ragazzi. Sembra di lanciare un dado, non sta rotolando normalmente, si vede. È una cassa, è un cubo, non è una sfera, scusatemi. Però vabbè, il concept resta comunque molto bello e ci aggiorniamo direttamente tra poco. Voi li vedete molto più piccoli di prima i tasti, ma per me sono grandi uguali, eh. È lo schermo che si è ingrandito. Invece per voi lo schermo è grande uguale, sono i tasti che si sono rimpiccioliti, lol. Ragazzi, ho trovato due scappati di casa per fare qualche missioncina. Siamo in Bigliettini, la nuova Brawl Ball, con Rosa, che adesso in teoria come tank è uscito un sacco fuori dal meta, perché giustamente si caricano tutti quanti la ulti senza fare niente, senza prendere solamente cioè facendo solamente dei danni, cioè prendendo solamente i danni, scusate. E lei invece no. E poi si trovano un sacco di scelle adesso oltretutto. Quindi raga, è veramente un bel problemino questo. Eccolo qua il gol easy di Mauri. Comunque ragazzi, Cocchino, non so se lo sapete, ma si è messo a pushare come un pazzo. Faccio il matto. Alla grande, alla grande. Dai, facciamo queste quattro partite rimanenti e via. Così faccio la missione. Dove l'ha fatta passare? Cosa fa? Matto Coco. Mamma mia Coco. Cioè proprio ci vado come un assassino. Sembra esagerato, ma sembra più facile schivare. Mi sembra più facile schivare, ragazzi, così. E dalla live i tasti sembrano minuscoli, invece sono enormi. Cioè, guardate il tasto pronto. Guardate il tasto pronto. Guardate rispetto a me com'è il tasto pronto. Sì, vado contro due counter, non mi ferma niente. Ok, eccoci contro Mortis e soprattutto Stu, ragazzi, che adesso è nerfatissimo, e la gentilissima Bea. Ma non ci credo. Ma sono stato un pollo, eh. Ok, Pinguino, Tara è del primo e siamo pure underdog. Ottima la vita. Mi sono messo a cambiare i tasti, ho fatto un pasticcio, non riesco più a azzeccare un colpo. Ok, proviamo così, ragazzi. Bello, 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 bello. Bella Coco, bello, 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 bravo. Tantissimi, tantissimi test ancora da fare, tantissime cose ancora da modificare, ragazzi. Raga, io direi che devo mettermi lì seriamente per un po' di tempo, non un video, per un po' di tempo, a settare bene tutti i tasti. Ma ora come ora vi dico wow, cioè i 120 Hz. Oggi il mio stupore è tutto lì. Non ho ancora provato la connessione via cavo, ragazzi, attenzione. Sono ancora in wifi. Non ho ancora provato un sacco di roba, a dire il vero. Ma prima cosa i 120 Hz e le dimensioni del display. Assurdo, veramente assurdo. Una cosa esagerata. Con questo, ragazzi, è tutto. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ci becchiamo alla prossima. Un bacione a tutti e ciao belli.